Giovedì 20 giugno, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa nazionale. Allora, la notizia del giorno di ieri è la sconfitta dell'Under 21, una sconfitta immeritata per quanto visto sul campo, ma che la dice lunga sull'atteggiamento di alcuni calciatori della nazionale. Immeritata perché la Polonia ha fatto sostanzialmente un solo tiro in porta. C'è un piccolo errore anche da parte di Meret, per quanto se ne è visto molto peggio in questa manifestazione mondiale. Si sa che i portieri alla giovane età vanno incontro ad errori che sono, a mio avviso, fisiologici. Comunque il gol è anche colpa di Meret, che peraltro poi si è disimpegnato bene per quel poco che ha dovuto fare. Sono venuti clamorosamente meno alcune delle stelle annunziate. A me non è piaciuto per niente Barella. Cutrone ha fatto pochissimo per quanto si è dannato. Chiesa no, Chiesa si è fatto vedere anche se non ha giocato a livelli eccessivi. Zaniolo meritava una faccia di paccheri. È probabilmente l'azzurro più talentuoso di questa generazione. È entrato in campo con una supponenza. Forse seccato dal fatto di non aver giocato titolare, si è fatto subito ammonire e poi non ne ha indovinata una. Ci ha messo del suo anche Di Biagio, sia ben chiaro. Non è colpa di Di Biagio se gli esterni bassi sono del livello di quelli visti ieri, molto scadenti. Però lui in questi europei che si potevano e tutto sommato si possono ancora vincere, ha mandato in campo sostanzialmente una squadra che non ha mai giocato insieme. È stata fatta una valutazione con Mancini che i giocatori dovevano essere a disposizione della Nazionale A, evidentemente. Però poi non puoi giocare in un europeo con una squadra che non ha mai giocato insieme, perché alcuni problemi si sono visti e stanno giocando male anche alcuni giocatori che in passato avevano giocato bene in questa rappresentativa. Faccio il nome di Mandragora, che inizialmente era la stella della squadra, capitano, convocato nell'Under 21, credo già a 18 anni. Adesso il capitano, appunto, che però è il capitano di una squadra in cui ci sono sei giocatori che giocano nella nazionale maggiore, quindi è già svilito. Questo non aiuta e via discorrendo. Comunque, l'Italia ce la può ancora fare, deve sperare, deve innanzitutto battere il Belgio e poi sperare che la Spagna vinca, ma non vinca più di 2-0 contro la Polonia. La Polonia non ha destato per nulla una grande impressione perché ha vinto con un unico tiro in porta ed ha rischiato tantissimo. I gol che hanno sbagliato gli azzurrini ieri sono stati in quantità industriale. Quindi la possibilità che la Spagna la faccia a fettine sono e sono tante. C'è anche addirittura il rischio che possa vincere più di 2-0. E poi a quel punto l'Italia deve sperare di essere ripescata come terza, come migliore seconda. Tutto molto complicato, c'è da dire, però insomma che diciamo che la sconfitta di ieri è meritata, bastava solo un pareggio e trattandosi di una rappresentativa giovanile che si sia fatta prendere un po' dal panico dopo aver subito il gol ci può stare, cosa che non era successo contro la Spagna. Comunque, l'altra notizia del giorno è di stamattina, tra poco ci sarà, probabilmente quando vedrete questo filmato già sarà avvenuta la presentazione di Sarri alla Juventus. Personalmente sono molto curioso di vedere che cosa dirà, le domande che gli faranno e che come risponderà. La prima cosa che mi ha fatto un po' sorridere, lui comunista figlio del popolo che è arrivato con un aereo privato a Torino, si è già calato nella nuova parte. Non voglio fare dell'umorismo di bassa lega, però è un consiglio che do a Sarri. Eviti da adesso in poi di parlare di cose che non hanno a che vedere col calcio. Lui è un grandissimo allenatore, parli solo del calcio, del suo calcio, senza fare commenti che poi dopo gli si potrebbero ritorcere contro. Sono curioso di vedere che cosa succederà. Oggi probabilmente no, oggi sicuramente no, ma al primo allenamento sì, al primo coro contro il col Vesuvio, oppure che cosa succederà quando c'è il derby. Lui che tutte le volte che andava a Torino andava a Superga a rendere omaggio ai caduti del Grande Toro,
quando appariranno striscioni, quando volo penso al toro e via discorrendo. Non commenterà nulla quando ci saranno aiutini più o meno larvati alla Juventus, cosa che faceva sistematicamente quando era al Napoli. Comunque adesso anche la storia del comunista, ecco, gli si è ritorta contro viaggiando con l'aereo privato. È vero che il comunismo non esiste più, è un'idea, un'utopia che ha fallito nella storia e che certe cose resiste un po' nella fantasia, soprattutto dei più giovani, però certe cose non andrebbero dette perché poi insomma si ritorcono comunque. Vediamo un po' che cosa dicono i giornali di oggi. La Gazzetta dello Sport, abbiamo visto la prima pagina, queste sono le pagine interne. Italia piccola e spuntata, Azzurrini disordinati, la Polonia li punisce, rischio eliminazione. La Polonia ieri ha vinto facendo un catenaccio che non vedevo fare in Italia, nella patria del catenaccio, da credo 30 anni. Cioè, nell'ultima mezz'ora hanno giocato 5 difensori e 5 centrocampisti, rinunciando completamente alla fase d'attacco. Si sono difesi sempre negli ultimi 30 metri, non lasciando mai indietro mai meno di 5 uomini. Cioè, una cosa veramente inverecondo. Poi alla fine nel calcio conta solo il risultato, anche se poi non possiamo fare a meno di notare che lo schieramento che ha fruttato la vittoria, perché ha vinto, non ha fruttato da un punto di vista di gioco quello che loro desideravano, perché hanno rischiato di prendere un'imbarcata di gol. Poi l'Italia non ha mai segnato, ha preso una traversa, un gol annullato per un fuorigioco di millimetri, occasioni incredibili sbagliate, e quindi è andata bene. Però per come ha giocato la Polonia poteva prendere tranquillamente un'imbarcata, non era una tattica intelligente. Passiamo al Milan, Giampaolo in regia, firma e progetta subito un Milan da Champions con idea intrigante, rilanciare il suo chic. Chic gioca nella Roma, ha giocato pochissimo in questi due anni, in realtà anche nella Sampdoria giocava poco, segnava molto entrando dalla panchina, ma la Roma lo ha pagato moltissimo, non credo che sia disposta a darlo per pochi spiccioli, soprattutto se dovesse partire Zeko. Andiamo avanti, l'era Zhang, nuova rivoluzione all'Inter, c'è lo stadio. Zeko a fatica, ancora 10 milioni tra Marotta e la Roma. Questa è una pagina in ottica Inter, non in, anche se si parla della Roma. Quello che fa fatica è il passaggio di Zeko all'Inter. Napoli in e out, sacrificio Koulibaly, ma ADL è scatenato, James è più vicino. Devo essere sincero, tutto mi è parso De Laurentiis ieri tranne che scatenato, anzi fatto un sacrificio dicendo che potrebbe prendere James per fare un regalo ad Ancelotti. Ecco. Di norma i giocatori si acquistano per la propria squadra, come il presidente, non per fare un regalo ad Ancelotti, non è che Ancelotti se lo porta a casa a palleggiare nel giardino suo. Certi termini sono più o meno fuorvianti, eccessivi, un po' gradassi. Poi tutto il resto che ha detto è tutt'altro che da scatenato. Ecco. L'idea, ieri su Repubblica si parlava di un De Laurentiis desideroso di fare due annunci clamorosi per rovinare la presentazione di Sarri alla Juventus. Evidentemente non era questo lo suo scopo. A proposito di Sarri, è arrivato, Sarri è già a Torino, l'attesa del tifo Juve, la sua prima mossa, un viaggio da Ronaldo. Ripartenza Roma, calcio e affari, comincia il dopo Totti. Gli affari sono sempre quelli legati allo stadio. Poi in basso notizie di mercato, i Pellegrini, Lorenzo resta, Luca forse va. Luca Pellegrini secondo me è uno straordinario esterno basso, uno dei più forti. Mi spiace che non l'abbiano convocato per l'Under 21, ha giocato a centrocampo nell'Under 20. In quest'Under 21 avrebbe fatto tanto tanto comodo. Nuova Serie B, al via il 23 agosto, ma è tensione balata club. Pare che ieri in assemblea di Lega sia successo di tutto. La Serie B è proprio è il buco nero del calcio italiano, è anche quella che maggiormente risente degli squilibri con la categoria superiore, quindi
è quella sicuramente che ci ha costi insostenibili. Corriere dello Sport, crediamoci ancora riferito all'Under 21, Sarri da CR7, Sarri in effetti è arrivato con l'aereo privato a Torino per la presentazione di oggi, andrà da CR7 subito dopo. Italia Under 21 capo pesante, adesso è durissima. Sarri a braccio Juve, poi vola da Ronaldo. Mi sembra anche un atto dovuto, onestamente. È normale che vada a parlare con il suo giocatore, che è probabilmente il suo giocatore più importante, che è probabilmente in questo momento il giocatore più importante al mondo. Quindi è un atto dovuto. De Laurentiis Show. Carlo, ti regalo James, via, facciamo questi regali. Magari Carlo Ancelotti avrebbe preferito un altro tipo di regalo che non James Rodriguez, che non è suo, ma resterà un giocatore del Napoli. Il diavolo prega per la conciliazione, il Milan sta facendo di tutto per non andare in Europa League, scontare subito parte della squalifica, avere un anno in più di tempo per me per raggiungere il pareggio di bilancio. Insomma, la mancata qualificazione in Champions potrebbe essere un regalo da questa parte, perché se si riuscisse a evitare la multa, che dovrebbe essere abbastanza salata, superiore ai 10 milioni di euro, praticamente con l'esclusione dall'Europa League, credo che al Milan sarebbero felici, e sarebbe felice anche Giampaolo, che può lavorare solo ed esclusivamente sul campionato per portare la squadra in Europa, in Champions League. L'era Giampaolo scatterà il 9 luglio. Tutto Sport, Sarri, c'è Rabiot, c'è sempre questa foto di Sarri con questo aereo privato imbarazzante alle spalle. Tutto Sport a proposito dell'Under 21, sulla testa ragazzi non è finita, Giampaolo con il Milan, andiamo avanti, peccati di gioventù, richiamo a QS, e poi sottolinea nuova vita, Sarri arriva con il jet privato, quello che dicevamo prima. E con questo abbiamo concluso la rassegna stampa di oggi. L'appuntamento non è per domani, ma è per sabato.